Quest'anno a Teramo il Natale sarà grandioso. 450 sfere illuminate abbelliranno piazze e corsi. Casette di legno animeranno con i mercatini di prodotti locali le piazze Sant'Anna e Sant'Agostino. 150 abeti faranno bella mostra di sé all'ingresso di ogni negozio. E poi ci sarà un presepe monumentale in ceramica di Castelli che riempirà la sala ipogea. Intanto vanno avanti spediti i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Pompetti, che è stato circondato da un cantiere. L'assessore comunale agli eventi, Antonio Filipponi, assicura però che Piazza Martiri sarà liberata prima dell'8 dicembre, il giorno in cui saranno accese tutte le luminarie. La città si sta preparando al Natale, questo palazzo dovrà essere pronto per l'8 dicembre. L'8 dicembre che cosa succederà? L'8 dicembre succederanno tantissime cose in città, nel senso che ci sarà l'inizio, l'inaugurazione dei mercatini di Natale, ci sarà l'accensione delle luci di Natale, quindi di tutte le luminarie. Il palazzo che abbiamo alle nostre spalle, il Palazzo Pompetti, verrà liberato insomma, dalle protezioni. Ci sarà un albero di Natale molto molto bello. Per Capodanno cosa prevedete? A Capodanno ci saranno tante iniziative, ci sarà una conferenza stampa insieme alla Regione Abruzzo dove verranno presentati i grandi eventi, quindi è un'attesa che so in questi giorni magari tanti ci chiedono, però dobbiamo aspettare i tempi tecnici perché insomma i grandi eventi sono dei fondi destinati alla Regione attraverso un bando. Quindi comunque c'è grande movimento. Sì, assolutamente sì, noi siamo molto molto contenti insomma, di quello che sta accadendo. Insomma quest'anno a Natale l'ombelico del mondo sarà Teramo.